Non si vede niente. No, guarda, è una roba incredibile. Dappertutto non tagliono l'erba e non si vedono i fossi. È una da buttare, è tutto vergogna. abbandonato. Riprendete, riprendete la situazione, così almeno se ne rendono conto. Due residenti di Strada Casale ci fermano e accostano quando vedono una telecamera spuntare tra la selva a bordo strada. Siamo qui per una segnalazione come le tante che quotidianamente ci inviate. In Strada Casale i problemi sono più di uno. Lo sfalcio dell'erba è il primo. Lungo tutta la strada le piante sono talmente alte da nascondere e in qualche modo soffocare il piccolo fossato che costeggia la carreggiata. Una strada senza marciapiedi, dove l'unico lembo percorribile è praticamente nascosto dall'erba. Accanto ai bidoni dei rifiuti del secco c'è chi lascia indisturbatamente sacchi di rifiuti d'erba, probabilmente appena tagliata. Ma oltre al degrado che rischia Strada Casale, i cittadini lamentano anche la velocità con cui le auto la percorrono. Il limite è di 50 all'ora, ma le auto sfrecciano a folle velocità. La strada, divenuta famosa nella cronaca cittadina per il picchetto permanente di lavoratori della Lovato, ora è una striscia di asfalto dissestata, lambita da piante alte più di un metro. Cercheremo, come sempre, di sollecitare l'assessore di competenza.